Non si può negare che all'Alessandria manchi l'impegno e la buona volontà, che però non sono bastate neppure nella trasferta a Gubbio, dove i grigi hanno resistito agli Umbri per un tempo, per poi capitolare nella ripresa. Nei primi 45 minuti la difesa è parsa migliorata, respingendo numerosi attacchi degli avversari, che partivano in quarta, prima con Boulevardi, poi con Bonini, ma Marietta era bravo ad intervenire in anticipo. I tentativi di affondo dell'Alessandria erano deboli e vani, ma ci provavano prima con Sini su punizione deviata da Di Gennaro e poi andavano a segno con Nepi, ma il gol veniva annullato per fuorigioco. Nella ripresa erano i padroni di casa a partire all'attacco e al 19° Bonini con un tiro angolato spiazzava Marietta. Andava a vuoto la ricerca del pareggio dei grigi. Nepi infatti al 29° impensieriva l'estremo difensore umbro e nel finale l'Alessandria tentava il tutto per tutto. Così veniva punita ancora, in contropiede con Artistico, che si involava verso la porta e a tu per tu con Marietta lo superava per la seconda volta. I commenti del dopopartita di Mister Rebuffi. Ci manca tutto il percorso iniziale e quindi al momento riusciamo solo a rimanere aggrappati alla partita. E comunque nei primi 30-35 minuti avremmo anche meritato di prendere 3-4 gol, onestamente. E gli ultimi 10 minuti del primo tempo, poi gran parte del secondo, la partita mi è sembrata molto equilibrata. E poi in questo periodo l'episodio ci condanna, ma credo che il risultato sia giusto. Sappiamo che il nostro percorso è estremamente difficile e complicato, però lo sapevo e quindi non avevo altre aspettative. Ma non abbiamo la struttura, non ce l'abbiamo perché noi non abbiamo avuto l'opportunità di lavorare. E quindi poi partite ravvicinate di certo non, in 3 giorni non ci fanno diventare una squadra. Quindi è normale che in questo momento i ragazzi non stanno raccogliendo nulla, si stanno sacrificando tanto, stanno dando tutto quello che hanno. Quindi a loro non posso rimproverare proprio nulla. È una squadra che ha bisogno di tempo e in questo momento non dobbiamo commettere l'errore di affossarci e di demoralizzarci perché sarebbe per noi un grande problema.